E Milano è una città molto viva, molto aperta, e che consentiva non solo gli scambi culturali, ma nottate divertenti. Ricordo quando mi occupavo del consiglio studentesco dell'Accademia di Belle Arti, di aver organizzato un carnevale decorando tutta l'aula di scenografia e invitando due orchestre New Orleans. È stata un'esperienza memorabile, siamo rimasti poi una settimana sotto shock per rimettere a posto tutto. La Rinascente è stato un punto di incontro molto importante, perché ci hanno lavorato lo Steiner, e Huber e Roberto Sambonet, e architetti come Giancarlo Ortelli e stilisti come Giorgio Armani, con il quale ho lavorato moltissimo. Era un classico ambiente di lavoro molto stimolante. Un altro ambiente di lavoro stimolante era lo studio dei Castiglioni. Ecco, queste forse sono state le esperienze di lavoro più interessanti, alle quali unirei anche l'insegnamento all'umanitaria. Questo legame che c'era tra lo studio dei Castiglioni, la Rinascente e la società umanitaria dava la possibilità ai grafici e agli architetti di avere i contatti molto stretti, di essere tutt'uno da un punto di vista culturale, operativo anche. Se c'è stato un momento felice in cui arrivavano da tutte le parti del mondo per vedere anche la presentazione grafica italiana, sono stati gli anni 60. Sono entrato all'ADI, mi sono fatto socio all'ADI 40 anni fa, con la ferma convinzione che la progettazione grafica fosse progetto e fosse industrial design, disegno industriale, esattamente come lo era progettare sedie o posate o dal cucchiaio alla città, per citare Ernesto Nathan Rogers. Ma sono entrato soprattutto per combattere, assieme a Steiner, a Tovaglia soprattutto, una specie di battaglia che in principio sembrava persa, per spiegare che progetto è progetto, il progetto grafico ha lo stesso valore e peso anche di quello che si chiama product design. La cosa mi sembra abbastanza cambiata, tant'è vero che un designer grafico diventasse presidente di un'associazione come l'ADI. Ho smesso di fare il pittore e lo scenografo perché avevo voglia di comunicare a un grande numero di persone. Nascessi ora, probabilmente vorrei fare del cinema per comunicare in un altro modo. E in fondo la comunicazione visiva permette di comunicare. Uno spazio come quello del deserto fa due doni a chi lo percorre e lo capisce. Da una parte dà un grande senso di pace e di tranquillità interiore, con un grossissimo e acuto spirito di osservazione. E l'altro è invece anche una stimolazione a essere molto attivi e molto attenti. La mia passione abbastanza profonda per 40 anni sono state le arti marziali. Io l'ho trovato molto educativo, anche se è difficile da capire, in certi momenti, perché è molto legato alla dottrina Zen. Kendo è la via della spada, richiede un controllo molto buono, anche fisico, la capacità di allenarsi, di questo bisogna essere coscienti. È una filosofia abbastanza strana da capire, abbastanza esclusiva e assolutista. Questo accantonare il compromesso sia forse troppo rigido, però è comunque una strada. Ai giovani fondamentalmente consiglierei coerenza, soprattutto rifiuto di compromesso. È forse una via difficile che però porta senz'altro a delle soddisfazioni e dei risultati abbastanza fondamentali nella vita.